a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, lasciate perdere che io sono in pigiama. Allora, questa settimana ero in ferie, una settimana di ferie, che bello. E niente, praticamente l'abbiamo passata veramente bene. Ci siamo divertiti un sacco, riposati un po' meno, però vabbè, diciamo che siamo stati veramente contenti. Praticamente lunedì siamo rimasti a casa, abbiamo sistemato tutto a casa, pulito tutto e siamo andati a comprare le ultime cose che ci mancavano, perché il martedì dovevamo partire per andare a Foscagno, che praticamente il nostro hotel era proprio vicinissimo al confine tra quel paese e Livigno. Quindi un freddo che non vi immaginate. Quindi abbiamo comprato appunto gli ultimi dettagli, tipo gli scarponcini, cose del genere che noi non avevamo. E invece per Kevin, grazie a Dio, la mia collega mi ha prestato tutte le tutone, cose del genere che mi servivano, perché era inutile andarle a comprare perché, cioè, per una volta che andavamo in montagna e che comunque l'anno prossimo già non gli sta, quindi ho approfittato che sapevo che lei che ce li aveva, allora mi ha prestato veramente di tutto, cioè dalla tutona, scarponcini, guanti, quelli apposta per la neve, proprio tutto il set. E quindi Kevin era super imbacuccato. Noi non avevamo le scarpe perché non è, cioè, abbiamo provato ad andare qua in montagna, però nel senso, qua in montagna non è lo stesso freddo che ce l'ha. Calcolate che noi ci siamo svegliati la mattina prima di quando dovevamo ripartire per tornare a casa, c'erano meno 7 e di notte era scesa ancora di più la temperatura, quindi freddissimo. E niente, martedì appunto siamo partiti, il viaggio è andato benissimo, che è stato bravissimo. All'andata ha dormito un'oretta, al ritorno pure, però per il resto si menava via, guardava fuori dalla finestra. Noi abbiamo dietro la televisione per mettere dentro i CD, ma anche quelli non si riguardava, glieli abbiamo messi su, ma tanto non li guardava. Lì ci siamo divertiti un sacco perché appunto... Vabbè, nell'hotel avevamo anche tipo centro spa, quindi siamo scesi giù il primo giorno. Quando siamo arrivati, praticamente abbiamo fatto, vabbè, il giro dell'hotel insieme alla signora che ci ha fatto vedere. Poi siamo andati in camera, abbiamo portato su tutte le nostre cose. Kevin piangeva perché voleva andare subito sulla neve, allora abbiamo cambiato subito e siamo usciti fuori. Praticamente c'era il nostro hotel, in mezzo a nulla e intorno tutta neve. E vedevi proprio la montagna che andava giù, cioè, quindi non potevi neanche andare troppo in là perché altrimenti volavi giù. E niente, con Kevin allora sullo slittino scendevamo appunto dalla salita. Vabbè, vi lascio comunque i video e ci siamo divertiti veramente un sacco. Poi al rientro invece siamo scesi giù appunto al centro spa e niente, c'era la sauna, c'era la vasca idromassaggio, il bagno turco, poi c'era tipo un centro tipo di rilassamento, una cosa del genere, lì c'erano delle sdraio in cui tu ti sdraiavi, ti potevi fare il tè, queste cose qua. E niente, poi noi siamo andati lì con lo Smartbox, quindi che mi aveva regalato il mio ragazzo a Natale. E quindi avevano dentro una cena, due colazioni e due notti. Il giorno dopo siamo andati a Livigno, anche lì ci siamo divertiti perché comunque abbiamo fatto tutto il giro a piedi del posto. Abbiamo visto i vari negozietti e niente, anche lì siamo andati un po' sulla neve e poi siamo tornati a casa. Il pomeriggio eravamo morti, infatti non è che abbiamo fatto chissà che cosa, perché Kevin non riusciva più a addormentarsi perché aveva dormito quei 20 minuti in macchina e non riusciva più a addormentarsi, quindi era lì sdraiato però in realtà non dormiva. Però vabbè, spingiti! Spingiti! Arriva, arriva! Wow! Bravo! Tienilo, Via! Dove vanno? Dove vanno? Aiuto! Ci siamo rilassati un pochino. Poi la sera abbiamo cenato lì e il giorno dopo la mattina abbiamo fatto colazione e siamo ripartiti. Quindi siamo tornati il giovedì
Il giovedì, il pomeriggio abbiamo fatto tutto il giorno, tutto il pomeriggio a casa di mia suocera, quindi Kevin andava in bicicletta, sulla macchinina, tutte queste cose qua, e si è divertito. Poi, oddio, venerdì, sabato, venerdì nulla, abbiamo risistemato casa. Ecco, è venuta qua a mangiare mia suocera. Noi giovedì sera siamo andati a mangiare da mia mamma, venerdì sera abbiamo invitato qua mia suocera e abbiamo mangiato tutto qua. Sabato invece siamo andati al Laser Game, che al Laser Game no, ho detto una cavolata, al Laser Game dovevamo andare, invece poi non siamo andati perché volevamo andare in gruppo e invece il sabato e domenica non si poteva perché riuniscono un po' di gruppi per avere numero, vabbè. E quindi siamo andati all'escape room. All'escape room ci siamo divertiti un sacco perché comunque c'erano un sacco di cose intrigate che magari neanche ci arrivavamo. Poi un sacco di lucchetti da aprire. Hanno dovuto costruire un coso di metallo per poter arrivare alla chiave in modo tale che la prendevano, si aprivano la nostra cella. Vabbè, abbiamo avuto un sacco di indizi. Però dire è stato bello. E niente di che. Che poi ieri invece, vi lascio tutti i video alla fine. Ieri invece, anzi, no, se riesco ve li inserisco dentro. Ieri invece, siamo andati sul lago di Garda. Dovevamo andare a Sirmione, però quando siamo arrivati in macchina, praticamente Sirmione era chiuso, non si poteva entrare con le macchine, bisognava parcheggiare fuori. Ci siamo messi anche l'anima in pace, abbiamo detto ci facciamo una mezz'ora di camminata per andare, una mezz'ora per tornare, però almeno visitiamo. In realtà poi ci siamo fermati prima perché praticamente c'erano, non so come chiamarli, dei signori che praticamente mettevano in affitto la barca per un'ora, due, tre, dipendeva da quanto volevi tu e si poteva salire. C'erano tre tipi di barche e quella che serviva a noi era la seconda, che era fino a 7 persone. Noi eravamo io, il mio ragazzo, Kevin, mia sorella, il suo fidanzato, il fratello del mio ragazzo e la sua fidanzata. Quindi eravamo proprio 7 e quindi siamo riusciti a salire. Siamo saliti ed è stato bello perché praticamente non è che avevamo il capitano che guidava la barchetta, la nave, come si può chiamare. Ma praticamente non serviva il certificato, no? Come cavolo si chiama, la patente di guida per le barche, e quindi guidavamo noi. Quindi a turno abbiamo tutti provato a guidare, però noi eravamo in mezzo al lago da soli praticamente perché c'è stata ora di tempo che noi potevamo girare, l'importante è che non ci avvicinavamo troppo agli scogli ed è stato veramente bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, veramente molto bello. C'era un sacco di vento perché in mezzo al lago proprio tirava vento, soprattutto quando acceleravano arrivava una folata subito. Però è stato veramente divertente. Io ve lo consiglio, nel senso, se andate lì vicino a Sirmione, ve lo consiglio perché comunque noi abbiamo pagato 65 euro diviso per 6, perché vabbè, che non l'abbiamo contato, diviso per 6 e quindi se si va in gruppo secondo me ne vale veramente la pena perché ci si diverte un sacco, bisogna avere un po' di cervello ovviamente perché non bisogna avvicinarsi troppo alla costa perché se gli rovinate la barca ovviamente penso che ve la fanno pagare. Però devo dire che veramente ci siamo divertiti un sacco. Io niente, vi saluto e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma ci sediamo! Fammi sbocciare!